vista da cornici splendida, io inizierei con una canzone che viene dal 500 ed è una canzone che si è spostata da Martina a Napoli, avendo anche dei cambiamenti durante la strada. Questo brano più o meno percorre quella strada, da Martina a Taranto. Si intitola Aggio Girato Lumun, ma prima di arrivare a Aggio Girato Lumun è giusto iniziare con è la luna, tutte femmine stanno a nuda. E alla nuda senza panzmo che ha feste San Juan. San Juan, San Juan, è una crapa che si scanna. È una crapa, un collo senza capo, è un collo, prima è tosto e dopo è mollo, prima è tosto e dopo è mollo, come ballo sangue nostro, come ballo, tutta la notte San Juan. Rindano vigan c'è voglia fan arco e palumè, rindano vigan c'è voglia fan arco e palumè, tutta la rosa è d'asciura coperta, tutta la rosa è sciura e palumè, tutta la rosa è d'asciura coperta, tutta la rosa è sciura e palumè. Na fenestella posta meglia parto e palumè, na fenestella posta meglia parto e palumè, a dosa poi sto gentile pietto, a dosa poi sto pietto e palumè, a dosa poi sto gentile pietto, a dosa poi sto pietto e palumè. Si da chiù chianga vuoi cancello un latto e palumè, si da chiù chianga vuoi cancello un latto e palumè, la luna raia nara va sponda in pietto, la luna raia nara e palumè, la luna raia nara va sponda in pietto, la luna raia nara e palumè. Ha già girato l'umun in barto e palumè, ha già girato l'umun in barto e palumè, ma una gomma voi non la trovi certa, in una droga certo e palumè, ma una gomma voi non la trovi certa, in una droga certo e palumè. Grazie. Questa invece è una canzone che viene da Crispiano, è stata portata, diciamo, tra virgolette, al successo, perché nella musica barocca tradizionale non è che ci sia questo grande seguito, è stata portata, diciamo, a conoscenza del pubblico da Pino Di Vittorio, una delle voci più belle in assoluto del panorama musicale barocco. Pino Di Vittorio nasce a Leporano e poi vive a Crispiano e col fratello Claudio hanno rielaborato questo brano che si intitola Na Via de Rose. Mie c'è una strada, c'è una via de rose. Mie c'è una strada, c'è una via de rose. Cucchina rose ni la mana, cucchilla rosa ni punci la mana, punci la mana, cucchilla rosa ni punci la mana. Miezza sta strada la gia fanno ponta, miezza una strada la che fanno ponta di pietre e di rubini e di diamanta, di pietre e di rubini e di diamanta, e di diamanta, di pietre e di rubini e di diamanta.
rimaniamo sempre in Puglia, rimaniamo nella zona di Taranto. Questa canzone nasce a Leporano, è una canzone, una poesia tradizionale di Leporano, dove sempre Pino Di Vittorio con il fratello hanno preso il testo di questo brano, l'hanno rielaborato e portato in giro per il mondo. Adesso tantissimi artisti interpretano questo brano. È una canzone d'amore, una serenata che si intitola Tu bella ca tieni lu petto tunnu. Molti pensano che questa canzone sia della zona del Gargano, invece Guagnù è proprio Leporano. Lu tieni lu petto tunnu, tu bella ca lu tieni lu petto tunnu, non saccio ci sommenno socco togna, non saccio ci sommenno socco togna. Maria ti chiami tu, c'è bello nome, Maria ti chiami tu, c'è bello nomi, su nomi ti lammi sulla Madonna, su nomi ti lammi sulla Madonna. Statava città, statava in silenzio, statava città, statava in silenzio, voglio che voi sentite lo mio cantare, voglio che voi sentite lo mio cantare. Bella è il mare, bella la marina, bella è il mare, bella la marina, bella è la figlia di Lumarenaro, bella è la figlia di Lumarenaro. La nininina, la nininena, la nininina, la nininena, gattit l'amore mio sta si rivena, gattit l'amore mio sta si rivena, marance marancelle voglio chiantare, marance marancelle voglio chiantare, nuli munce dubi lupeni mia, nuli munce dubi lupeni mia, bella dintra li pelle tu bella sei, bella dintra li pelle tu bella sei, cade li belle tu porti la palma, cade li belle tu porti la palma. Facciamo un'altra. Allora. Vado? Anche altre due. Ci spostiamo un attimo proprio di tempi. Ci sta un grandissimo artista che non c'è più, ma c'è sempre tra di noi, Fabrizio De André. Ha scritto una canzone che secondo me è tra le più belle in assoluto, che parla del mare. Solo che essendo in genovese noi non riusciamo a capirla. Allora io ho preso il testo in genovese, l'ho fatto tradurre da un amico in italiano e dall'italiano l'ho trasformato in dialetto talsanese, perché c'è un dialetto talsanese. E un attimo cercando di, non dico essere come Di André perché assolutamente mai sarà possibile, però cercare di ricreare un attimo quelle immagini. Grazie. Faccio scunnuto e faccio da maranata, da tosta e vanita, due castesciate, navanna a doa luna,
mattina si mette alla nuca, e a notte una misa non curtietta in gana. E a mondo ciuccio mo arramasta Cristo, o diavolo in cielo, anita s'ha fatta. Andrei a sedumare, sa suga l'uecchio, la paluma fontana in tra casa di Petra Rossa. E andava, e andava, e andava, e andava, e andava, e andava. Entra a casa rossa, c'è sapa, c'è ste. Non c'è da marinar qui dentro a casa d'Andrea. Cristiana da lontano con faccia da grattina, cacetta un pesce e si mangia una spina. Guagnetta di famiglia che pare una santa, cacia la tramiente, può essere incinta. E ionda, e ionda. La madame, cosa da bere e cosa da mangiare, un piatto da licetti o bianca da gravi, un russo bramatino, la fegatina, e poi fave e verdure insieme alla spunzala, papà russo scacchiato e pane acqua sale. De yonda, we, ye, yonda. Cadu vino navegama sua terra, narasata lontana, caro e chiana in serra. Quando vena mattina cana poco che, frate della fiore, frate della guagnetta, padrona da corde, figlia da quetta sa, cana tacca in porta, una cresa de mamma, veiam. Signore e signori, inizia lo spettacolo. Dove siamo? Nel lasciare l'altra vita
temevo, anzi, era certo, che ad attendermi fossero le fiamme dell'inferno. Ed invece mi pare d'essere asceso in paradiso. Tutti i miei acciacchi paiono come per miracolo scomparsi. Ma anche voi, signor padre, mi ritrovo gagliardo e combattivo ancora. Oh, se per quello non tener pensiero. Il fatto è che qui giungiamo in forma d'anima, alleviati pertanto delle pene che angustiavano il nostro corpo. Ma ciò nulla infigia che su di noi resti pendente un divin giudizio. Qui si fa la conta del bene e del male commessi in vita. Il vostro pensiero mi par comunque tornato ben lucido. Sì, ma restiamo inefficienti, incapaci di agire, di dare effetto ai pensieri nostri. Siamo in attesa. Le cose però vanno per le lunghe, a quanto pare, o almeno per me, sono quasi 10 anni che resto qui, sospeso, ad attendere sul mio destino eterno. Ma di certo avrà un grande affare i contabili di Dio. Di certo non v'attendavate sì lunga esitazione da parte del Dio giudicante. In vita mobilitasse tutti i possibili avvocati celesti, San Francesco, la Vergine del Carmelo. Ponderate il vostro di fardello piuttosto. Meditate sul vostro di destino eterno. Quel che in verità meravigliami e non poco è come anche voi siate stato indirizzato entro questo spazio con tutte quante le vostre malefatte. Il crepacuore mi avete dato. Io non avrei avuto esitazione alcuna. Non nutro dubbio alcuno su tal miracolo. Vergine immacolata mia, quel tono imperioso l'ho lasciato in terra che era rincitrullito, che giammai più mi riconosceva. Pensate che la mattina ero Masino, il pomeriggio Tonino. E se mi incontrava per la sala, qualsiasi fosse l'ora del giorno, buonanotte ti sia, Pasquale. Certo che una tanto lunga attesa deve recarvi non poco disturbo, poco aduso come siete a non dover non vedere immediate esaudite ogni capriccio. Nell'annunciarvi al giudice celeste nulla ha pesato l'esser voi stato l'uomo più ricco della città. E il più generoso anche. Decine di preti e di frati campavano e campano ancora tuttora con le messe funerali da me commissionate. Forse non lo ricordate, caro il mio figliuolo, di quanto accadeva ad ogni festa di precetto all'uscita della messa dinanzi al portone della nostra chiesa cattedrale. Prima di salire sulla lettiga per farmi ricondurre a casa, mi fermavo sul sagrato. Come fosse Monsignor Benedicente. E dispensavo. Gettavate per terra. Una molto generosa manciata di monetine, cavalli e tornesi, ma anche qualche grano. E a Natale, pur un carlino, al più fortunato. Ah, quanto piacere doveva recarvi un tal frangente il vedere quella masnada di fanciulli lì ad attendervi pronta a prostarsi ai vostri piedi pur da accaparrarsi una monetina. Uè, scappate, scappate, Don Ciccio stesse da messa. Attenzione, attenzione, Don Ciccio sta scendo dalla messa. Avvenite, avvenite, alla mega post. E la zuffa che fatalmente susseguiva. Ehi, badate, non erano solo monelli di strada, erano pure uomini e donne grandi, sani e storpi che fossero. S'erano lesti, racimolavano almeno ciò di cui sfamarsi, per un giorno almeno. Quanto dispiacere doveva recarvi all'incontrario lo sdegno dipinto sui volti dei signori che in quel medesimo frangente vi passavano d'accanto, marcando da voi debita distanza. Ma che sdegno e sdegno! Era tutta invidia la loro! Ne ho fatti piangere di cotal signori, i Galeota e Cosa, gli amati Marini, i Caprioli, tutti questi signori. O son decotti miseramente, o stan perennemente minacciati da andare carcerati per i grandebiti con me sottoscritti. E quante lor masserie son cadute ad una, come fossero storni alla caccia, nelle mie mani. San Vito, Palombarella, Sant'Onofrio, Grinzi, Scardino, Cimino, Todisco. Piuttosto, sta ancora come l'ho lasciata, tu che
vini da lì fuori, la mia Todisco, la mia creatura, il potere più specioso di tutto quanto il feudo tarantino. Sì, spettabile signor padre, non abbiate pensiero, l'amore di Todisco è ancora lì, svettante a strapiombo sulla gravina proprio in faccia alla città. Un bel castello del circondario, roba da far pallidire tanti baroni e feudatari, tutti rintanati nei loro palazzi, a tramare verso la mia persona. E quanto a voi, vi riesce facile ora di denigrare le gran fatiche da me sopportate? Me lo son lavorato io il piacere e l'onore d'essere chiamato nobile. Piacere e onore, legatemi solo, vi sia ben chiaro, dalla vostra vergognosa, assai condotta! Ma che andate blaterando, tutto è sol per voi, vi siete adoprato per il gran nome di casa Calò, quella vostra tanto sbandierata generosità, niente mi avete lasciato, alla mia persona intendo, la roba tutta per i posteri di casa Calò, per secolo e secolo. E che altro avrei potuto fare? Con tutto quanto avete dilapidato in viaggi, vitto, vestiti e servitù, nel mentre seguivate il vostro perverso genio, andandovene a camminare il mondo. Non mi avete perdonato nulla di tutte quelle mie sfiziosità. Alla fine il conto da vossignoria presentatomi è stato molto, molto salato. E siamo a rinfaccio, Ma cosa vi aspettavate mai? Che io vi facessi graziosamente dono di tutto quanto andavate sperperando. Ma del resto, cosa mai vi ho fatto mancare? Avete già dimenticato lo sfarzo di cui vi siete circondato nel corso della vostra scellerata vita? Tutto grazie alle ricchezze da me, dalle fatiche mie accumulate. Oh, se per quello quanto a sfarzo e magnificenza pur voi facevate molto strepito, tutti dovevano provarli. Guarda, guarda, Don Cicci, sta essere de casa, son Cicci, sta ve dovar vier. Don Cicci, sta ve a messa. Don Ciccio sta andando da notaro. Don Ciccio. Ma non lo so, ma c'è, forse se staccattano da Masaria? Eh sì, me lo ricordo quando uscivo dal... Eh sì, me lo ricordo, di quando uscivo dal rinnovato mio palazzo con la carrozza da comparsa. Mi par di viverlo ancora, un di quei momenti. Il cigolio stridente della chiave nel serraglio, poi dei battenti del portone che man mano s'apre. Quindi, finalmente, abbagliante come fosse di luccicante oro, ecco, la carrozza che esce in strada. Il frastuono assordante degli zoccoli ferrati che battono sulla selciata, lo stridio di tutta quella ferraglia. Era una gran festa. Ma un vero spettacolo. Che giammai alcuno che trovavasi a passare lì per la strada di San Francesco mai si sarebbe perso. Pareva di stare in mezzo ad un terremoto, ma invece, eccoli lì, tutti tarantini. Mi par di intravederli, per ascoltare quella sinfonia, per assistere a quella gran scena. Era circa l'ora ottava, a quell'ora voi di certo dormivate ancora, essendo da poco andato a letto. Io invece lasciasi per il quotidiano mio giro delle masserie. Ah, se per questo, quanto a brama d'essere primo, in ogni accidente non vi stava innanzi alcuno. Vi ricordate di quella zuppa scoppiata dinanzi al banco delle ciliegie nella pubblica piazza con l'alfiere della cittadella? Oh sì, certo, discorsi e discorsi. Ma come ve la gustavate bene la scena, beatamente assiso dinanzi alla locanda dei padri olivetani? Ma come vi tenevate che un nostro fedele servitore venisse così, palesemente, in faccia al pubblico strapazzato? Oh, certo, l'onore di casa Calò, udite, udite, signori miei, la sua difesa dipendeva niente di meno che da
da chi aveva diritto a scegliersi per primo le ciliegie. L'alfiere gridava: le migliori devono andare al mio capitano. E io gli risposi: farei i conti con il mio padrone Don Ciccio Calò. Ti farò rimangiare la tua abbondanza, parlerà col governatore in persona. Ma signori miei cari, poteva mai tollerare? Prontamente informato dalla voce corrente che era stato pubblicamente pronunciato il nome mio, mi precipitai per strada e giunsi appena in tempo. L'alfiere aveva infatti richiamato altre due guardie tedesche armate di schioppi già ingrillati e pronti a sparare. E giungendo come un leone, sol per l'essere in compagnia dei suoi compari, aveva preso il nervo di bue che teneva la cintola e lo brandiva in direzione del volto, degli occhi e della faccia del nostro fedele servitore. Ma come si chiamava? Oh, tanto fedele ed affezionato che era costui, che neppure ne rammentate il nome. L'unico di nome che vi interessava era, ed è sempre stato, il vostro Don Ciccio Calò. Domenico, Domenico era il mio nome, e per far salvo il vostro stavo per perdermi un occhio. Ho fatto il mio dovere di padre di famiglia. Approfittando della sorpresa, gli tolsi di mano il nervo di bue ed agitando la mia volta, mi feci largo in frammezzo al capannello dei soldati, mi presi il mio servitore per sottobraccio e lo condussi in salvo. E voi cosa facevate in quel frangente? Avete forse lasciato il sorbetto che gustavate, il mostacciolo che tanto avidamente divoravate? Il vero è che per quel che riguarda la voglia di primeggiare, di dilapidare quanto più è possibile, a nessuno fosse mai secondo. E tutto ciò, guardate bene, già all'indomani della mia dipartita per l'altra vita, là, da qui presente. Aspettavate forse di liberarvi della mia presenza? Dell'oppressione, intendete dire? Ebbene, posso orora confessarvelo. Finalmente si provai la libertà. Ma dite, ammettetelo! Lasciate giudicare al qui presente gentile pubblico. Quant'è che vi portaste indietro, insieme a voi, per quella fuga? La seconda della vostra carriera di libertino. Ma riferito in cifre esorbitanti cui a malapena riesco a prestare fede. Persino qui pretendete di giudicare sul mio operato. Ebbene, ora posso dirvelo. Tant'è, 5.000 ducati, per dire solo i contanti. E lasciasse sola, senza denari, con la casa spogliata e tanti debiti da onorare, quella santa donna di vostra moglie. L'atto di sposar la quale fu l'unica prova di sopravvivente giudizio della vostra altrimenti miseranda vita. Con tre figli in età pupillare. Vergogna! Ma signor padre, a quell'epoca il mio stato di salute stava cagionevole assai. Teneva stretto urgente bisogno di recarmi in opportuno luogo dove curarmi. L'aria della nostra Taranto è troppo pesante, satura di mefitici vapori, in certe stagioni almeno. Avevano desse cure molto costose, codeste, ma per qual tipo e modalità di cura occorreva tutta quella carretta stracolma di argenterie e di ogni ben di Dio, di tutto quanto di prezioso aveva io col mio lavoro accumulato in casa, la medesima che imbarcaste quella notte alla vostra partenza? Ma come fate a saperlo? Era notte profonda e buia, devo arguire che pur qui sono venuto a riferirvi i vostri spioni. Mai un momento della mia vita in cui non mi sia sentito spiato dagli uomini da costui, inviati per trapazzarmi, per angustiarmi, sempre quel pesante fiato gravido di spregio sul mio collo, persino dopo morto, quando nuovamente giunsi a Venezia. Dopo aver per lungo e largo veleggiato per tutto quanto il nostro mare Mediterraneo. Ma che dite mai? Io stavo lì solo per curarmi. Aveva dato disposizioni ferre per vigilare su di voi. E sì, vi sarebbe piaciuto far la bella vita senza render conto ad alcuno, no? Ma piuttosto, non fu lì in Venezia che vi raggiunse
pure lei. O no? Ma a quell'epoca era obbligato a star sempre a letto. Come poteva restare da solo? Pensate che seppure alcuna volta mi saltava in mente di uscire in gondola per cambiare aria, toccava ai servitori prendermi a braccia. Teneva di continuo bisogno di qualcuno che mi assistesse personalmente. È inutile che negate! Devo interpellare forse l'anima di Franceschino, che anche lui sta qui ad aggirarsi fra coloro che stanno sospesi. Ah, quel malfidato, lo dissi io quando me lo trovai dietro la porta di casa. Ma che sei venuto a fare qui a Venezia, non invitato? Sono qui giunto, allarmato dalle notizie giunte a Taranto. Ho promesso a vostro padre, Don Ciccio Calò, di vigilare su di voi. Nessuna meraviglia, tutto all'incontrario, che quella donnaccia si sia portata appresso pure due dei suoi fratelli. Tutti a sbafo vostro, e nostro naturalmente, dilapidavano a piene mani il vostro denaro, ben sapendo che era tolto dalle bocche dei parenti vostri qui in Taranto. Non mancava settimana che non pervenisse alla vostra signora, donna Altadonna, la richiesta d'urgente invio di nuovo contante. Denaro, 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 sempre denaro! Un pozzo senza fondo. Tale era l'ingordigia di questa Anna Teresa. Voi tutti l'avete molto mal giudicata, Anna Teresa. Non era affatto quella donnaccia da voi tutti figurata, al principio dalla mia diletta moglie. Donna, alta donna. Non permettetevi di parlare male di quella santa donna. Anna Teresa, lei sì, mi voleva sinceramente bene. E si ripagava molto bene per quelle poche carezze, quella miserabile. È vero, sì, che era umile famiglia, ma mai, mai aveva servito qualcuno in casa altrui. Ma se era figlia di un bottegaro di vino, che è il più vile dei mestieri praticati qui in città. Poco meglio solo dei bastasi e dei facchini. Ma era uomo serio ed onesto. Figuratevi, signori miei, che nulla fece per correggere la scandalosa pratica carnale che la tenea con voi. Don Ciccio, Don Pietro, che fece poi per impedirla, vi seguisse sin lassù in Venezia? Era timida e ritrosa. Oh, a tal proposito, ascoltate quel che mi ha riferito di una volta. Era di carnevale. Ella si travestì d'uomo con una parrucca bianca e cappello a tricorno dritto in testa. Capeggiava una comitiva di giovinastri come le gente da niente. Chi cantava, chi schiamazzava con chitarre e tamburi. Richiamate dal gran trambusto, accorsero le guardie, andarono all'incontro e gli tolsero le chitarre dalle mani. Le sortirono allora mazzate da ambe le parti. Ma fu lei la più manesca. E sferrò un violento colpo di bastone dritto in fronte al caporale. Era saggia ed accorta, sempre occhiuta sui miei interessi personali. Ma per poter spendere di più e a proprio conto! Amava, insomma, vivere alla grande, almeno quanto udito, stando in Venezia, per uscire a spasseggiare la signora. Si accompagnava sempre con almeno una donna di compagnia e vestiva ovunque di gran gala, sempre con abito alla francese. La mattina di mantò e la sera di indrie. E lo stesso faceva pure restando in casa, in quanto stava perennemente circondata da almeno due o tre fra servitrici e dame di compagnia. E stava poi giorni interi a riguardarsi allo specchio per cercare di conferire inutilmente grazia alle sue movenze, mentre agitava quel ventaglio cinese, quel medesimo che io aveva gentilmente donato alla mia compianta moglie, riposi la sua anima benedetta in pace. Per non parlare poi del maestro di danza, per imparare a danzare, onde ben figurare nelle molte feste che di continuo tengonsi in quella serenissima città. Era dolce e affettuosa, sol per me tenea occhi, sol per me batteva quel cuoricino suo. Conduceva una vita apertamente dissoluta e lasciva e amoreggiava con sfacciataggine a chi più lo offriva. E ciò del resto, anche qui in Taranto, anche prima che vi raggiungesse in Venezia.
riponeva in me, nel mio grande amore, fiducia massima. Al punto che quando partiste per Napoli, insistette perché vi portaste dietro almeno un dei suoi fratelli. Eh no, va riferito male. Si accontentò della sola metà, doveva pur mangiare. Ah, per non dire di quanto sbraitò alla felice conclusione della causa chi aveva tempo addietro intrapreso coi signori amati, per certe somme a me dovute. Quegli spioni dei fratelli, ambedue accorsi come avvoltoi al minimo sentore, subito li informarono due a tal provvista e all'istante, guarda caso, eccovi recapitata la festa d'invio urgente, di nuovo contante. Aveva pur da alimentarsi. E mangiò e beve tanto che spese tutto il denaro in pochissimi giorni. Essendo poi di natura barattatrice, pose subito mano alle robe da voi lasciate in casa. Ed era pure avaro, al punto da lasciar che voi, stando in Napoli, alloggiaste nel convento della Santissima Trinità degli Spagnoli, in mezzo ai miserabili, senza denaro, senza vestimenti adeguati al vostro stato, nonostante le vostre ormai pessime condizioni di salute. Fu tutta colpa di quegli avari dei miei familiari che mi negarono l'occorrente. Fui così obbligato a far ritorno qui in Taranto e trovai ad attendermi, pensate un po', il caro mio figliolo Don Ciccino, cresciuto nell'odio e nel rancore avverso la mia persona. Un tale il piacere finalmente rivedermi che, appena discesi dalla carrozza, senza neppure salutarmi, comandò subito a Pasquale, il nostro cocchiere, di non permettere ad alcuno di muovere dalla stalla i cavalli della carrozza, a chi che sia, compresi i familiari. Di che teneva paura? Temeva forse me li vendessi? Oh, signori miei, c'è forse fra di voi alcuno che se ne sarebbe fatta meraviglia? Ben fecero i vostri familiari che da allora non vollero più avere nulla a che vedere con voi. Voluto, ho vissuto i miei ultimi tempi in gravi asprezze, avvilito nello spirito e privo di salute. Mi è rimitto in un quartino molto nascosto del nostro palazzo. È stata, ve lo giuro, una liberazione quando questa mattina ho posto termine alle mie tribolazioni terrene. Non senza aver pensato ancora una volta a quella donnaccia. Con lei ho trascorso gli unici, forse giorni più felici della vita mia. E che riguardo che avete avuto! Come stregato da quella meretrice, avete persino osato nominarla in testamento. Immagino la vergogna che proveranno i vostri poveri parenti il giorno che in pubblico, dinanzi alla porta della nostra chiesa cattedrale, lo leggeranno il testamento. Dovranno lordarsi le loro orecchie nell'udire quell'inverecondo nome posto accanto a loro. Che vergogna, tegno mia! Tenea gran debito nei suoi riguardi. Era donzella e vergine quando la conobbi. Sol così potrà comodamente collocarsi in matrimonio. E poi c'erano i vostri supposti figli. Lasciate perdere quelle creature innocenti. E va bene, loro sì, ma... di Anna Teresa, anni vissuti da signora, non son valsi ad infonderle il minimo briciolo di costumatezza. Consumata la gran provvista, ritornata pur essa in Taranto, ha proseguito a gettar fango sul buon nome della nostra, della mia casa. Ah, Calò, da sempre quel nome, ma a cosa intendete riferirvi? Già, voi non sapete. Voi stavate buttato su quel letto, consumato dal morbo gallico. A me, invece, continua giungemo alle lamentele, sin qua giù. Anna Teresa ci teneva del resto a tenervi celate certe cose che commetteva. Calò, vi chiamate pure voi dopo tutto. Piuttosto che rinserrarsi dentro casa e ringraziare il Dio da mane a sera, per la gran fortuna occorsale, approfittava dei momenti di maggior passeggio per farsi ritrovare dinanzi alla chiesa madre all'uscita della messa. Ovvero,
Giunto il momento che riteneva opportuno, richiamava a sé i suoi figlioli, gridando a voce alta: Peppinuccio, Giovannino, venite da mamma vostra! E loro correvano, correvano come fossero cagnolini ammaestrati! Quella miserabile! Che scandalo, che vergogna! Ho detto, lasciate perdere quelle creature innocenti! Voi non avete mai compreso, seriamente, qual onere comporti il portare un nome! Ogni nome è come una promessa. E quello mosso, quello dei calò e di quelle solenni. E se fra voi, gentile pubblico, va qualcuno che ritenga che dopo tutto, tutto ciò sia derivato da qualche mia colpa o negligenza, ebbene, posso in tutta coscienza dire che è in errore. Ho provato a correggerlo, a dargli qualche responsabilità, ma ebbene, ho fallato. Ma che noia, tali uffici, ascoltare ogni di lamentele, querele e questioni private. E infatti, non avete perso tempo a mettervi anche allora nei guai, circondato come eravate da cervelli bacati dei vostri compari. Era solo diceria, furfanteria, maldicenza. Ma quanto mi costò contro gli opportuni maneggi per sollevarvi da codeste dicerie, furfanterie, maldicenze. Forse però meglio avrei fatto a lasciarvi macerare nelle angustie delle carceri, a meditare sulla vostra condotta. Ma che volete? Io sono un uomo d'azione, le carte non le digerisco. Nonostante la delusione patita allora, provai ancora a introdurlo nei miei negozi di compravendita, ma anche lì. Sapete come liquidava i miei clienti? Ma badate, che parliamo di signori del peso dei Desinno, Vitelli, Profumo, signori genovesi, napoletani. O do sbrigare in convenze urgenti. Parlatene, discutetene pure col mio genitore. E sapete quali erano codeste incombenze urgenti? Aveva da partire o per farsi i bagni ad Ischia o per fare qualche gito in Napoli. Già, non avete mai tollerato che qualcuno la pensasse differente da voi, ma non vi accorgete che il mondo va cambiando? O proprio! Ma cosa andate dicendo? Figlio mio degenere, giammai sei una tagliatura. Un mondo differente da quello costruito dai nostri padri, consacrato dalla sacra religione, fortificato dai valori su cui eggesi la presente nostra Repubblica. Giustizia, regalità, ordine, onore, nobiltà. In cos'altro può sperarsi mai? E poi ditemi, quali sarebbero stati codesti sedicenti disegni differenti? Dopo il divertimento, infatti, signori miei, per costui valeva uno e un solo altro pensiero: le femmine. Vogliamo parlare, giusto per fare un esempio, di Anna Peluso? Gran bella donna, certo, ma diamine, figlia di pescatori! Ma non è propriamente vero, il padre era il capo dei Sardellari. La corteggiò, la raggirò, ma dato che lei gli resisteva, voi la stupraste! I familiari volevano denunciarlo, ma nella realtà miravano solo ai vostri, cioè ai miei quattrini. Difatti si accontentarono di quella misera manciata di ducati che gettai in faccia a quel padre suo. Quelli sufficienti a dotarla e mandarla in sposa a qualche altro miserabile par suo, della sua stessa razza. E che dir poi di quella tal Francesca? Dite, raccontate qui si presenti signori, cosa, se ne avete il coraggio sempre, cosa andavate combinando per le vostre bravate. Volevo un giorno far dono di una mattinata ad una mia conoscente, questa tal Francesca. Mi rivolgevo per simili incombenze sempre a Damiano, non so se ve lo ricordate, il musicante. Lui mi chiese chi era la persona, ma io gli dissi che non doveva saperlo.
Mi basti solo che una buona quaglia, una figlia di Forese, che ho già più volte carnalmente conosciuto, sia alla luta che alla vestita. Andammo quindi sotto casa e lui prese a suonare la sua bella mattinata, sicché questa Francesca comparve da una finestrella e mi fece cenno di salire. Facemmo lo stesso per varie sere, ma non sempre le cose filavano liscio. Talvolta restavo con Damiano in attesa fino alla mattina, quando, uscito il padre, finalmente poteva salire sopra casa. Ecco, ecco tutto, fu solo un trastullo. Ah, vogliamo parlare infine di Chiara? Sì, di Chiara Portulan. Ma è proprio necessario? È trascorso così tanto tempo, tutto si è alla fine sistemato. Quello sì che fu un boccone molto amaro e duro da mandare giù. Quelli non erano miserabili. I Portulano sono parenti, infatti, degli Ingrosso, dei Bitetto, tutti preti altolocati. E quella non è gente che ti puoi comprare con quattro carlini. Loro miravano molto in alto. Pretendevano che costui maritasse questa Chiara, da lui suppostamente ingravidata. Oh, qual diabolico e innatural proposito! Ma signori miei, mi pare naturale! I Portulano non sono certo dello stesso livello, eccetto dei Calò. Ma sti bottai, artiglieri, a quell'epoca altri e ben più elevati progetti nutriva per il pur degenere, figliolo mio. Quanti raggiri, quanti aggiustamenti di testimoni e di pubblici ufficiali durante quella causa! Pure voi non lesinaste. Sì, è vero, d'ambele parti, per amor di verità. Pur di porre a tacere lo scandalo, sviarlo, intorpidirlo. Quante maldicenze spandeste in giro sul conto di quella donna. Quella no, quella fu forse l'unica verità corrente. Fu io il suo primo amore. No, la faccenda si imbrogliò al punto che, non riuscendo a porre mani addosso a costui, venni io stesso carcerato per più anni, convinti infatti che fossi io a violentare la volontà del mio figliolo, che a quell'epoca era ancora sotto la mia potestà. Fui gettato in un oscuro carcere del castello in Taranto. Temendo poi che trovassi un qualche espediente onde fuggirmene, fui tradotto sino in Brindisi. Vi giuro che feci ogni sforzo, urlai a squarciagola di non aver mai avuto con questa Chiara attinenza alcuna, onde la mia ripugnanza a maritarla derivava da mia libera e indipendente volontà, che avrei preferito piuttosto essere diseredato e di andar mendicando per il mondo, piuttosto che contrarre un simile matrimonio. Inviai una supplica al nostro viceré ed ottenni allora ad essere condotto nelle prigioni della vicaria in Napoli, dal lato dei nobili, naturalmente. Lui invece, ascoltatelo come fece ben in tempo a svignarsela. Da quando giunsero le guardie per prendere anche me, riuscì a sfuggire alla carcerazione, scappando nei suoi tetti. Oh sì, evidentemente il signorino era aduso a tali prodezze, dovendo di continuo sfuggire alle ire di mariti, di padri e di legittimi spasimanti. Ma che bravate, non furono da meno i miei travagli, passare nottetempo di chiesa in chiesa per sfuggire a quegli aguzzini. Non è divertimento. Dopo qualche giorno, trascorso dai frati celestini, presi infine rifugio in San Francesco. Sì, loro sì, che ci sono stati sempre fedeli. Ascoltate un po' sino a che punto di perversione giunse il genio maligno di questi Portulano e dei loro accoliti, per soddisfazione di vedermi carcerato. Me ne stavo tranquillo a pregare in dormitorio, quando giunse un mastro d'atti della corte arcivescovile e mi fa: signore, monsignore intende parlarvi per sistemare una volta per tutte questa triste assai vicenda. Ciò dicendo, consegnò al padre guardiano, che l'aveva accompagnato, un biglietto in cui stava scritta la richiesta, questi lo lesse. Poi abbassò il capo e si ritirò, come obbedendo ad un ordine. Sul momento provai timore. Grande era infatti la paura che strada facendo potessi incorrere in qualche inconveniente, tesomi dalla corte reggia. Ma quello mi rassicurò. Non abbiate timore alcuno, con me al vostro fianco non potrà mai succedervi alcunché.
per paura di qualche violenza che avrebbe potuto farmi in caso di mio diniego, salii sulla carrozza che era in strada ad attenderci. Entrati dentro il palazzo del nostro arcivescovo, salii. Trovai che mi attendeva nel salone delle udienze Monsignore in persona. Mi prostrai ai suoi piedi, l'implorai. Era un tranello. Mi fece cenno di zittire, poi d'improvviso agitò la mano e così che entrarono due guardie che mi trascinarono giù nelle carceri. Il mattino dopo si presentò, guardate un po', la potenza dei miei nemici, il colonnello Dentico, comandante delle regge fortezze qui in Taranto, unitamente al capitano, il comandante delle milizie tedesche di stanza qui in città. Li vidi che parlottavano nel cortile. Poi mandarono un servitore di livrea per richiedere le chiavi delle carceri, gelosamente custodite da Monsignore in tasca sua. Entrarono quindi nelle carceri e io non lo nego, nutrivo qualche speranza di giustizia, una voce di conforto, ed invece non mi degnarono neppure di uno sguardo. A loro interessava solo che io stessi ben rinserrato, senza possibilità di fuga. Quando andarono via, lasciarono una guardia tedesca dinanzi alla mia prigione e ad altre tre nel cortile. Quanta sofferenza vedere la loro soddisfazione nel mentre ogni due ore si davano il cambio, passandosi di mano in mano quelle maledette chiavi. Poi però la legge è chiara, la giustizia trionfò. Fui ricondotto nel convento. Non mi sentivo tuttavia tranquillo, mi parea di essere come una bestia braccata dai cani a caccia. Tutto intorno al convento era un fitto pululare di guardie, e poi tante altre erano le spie poste lì dai Portulano per vigilare su di me, la loro ambita preda. Fra di medesimi, preso a manifestare insofferenza, doveva mutar d'aria, quella di Taranto non faceva più per me, doveva fuggire, dovevo! In qualche modo mi imbarcai e potei raggiungere prima Genova e quindi Venezia. E fu lì, finalmente, fosse fulminato da un barlume di giudizio e prendesse in moglie donna Altadonna, della famiglia dei Semiticoli, una delle più nobili della Serenissima Repubblica. I miei travagli non erano tuttavia cessati, per voi padre fu tutto più facile, una volta definitivamente riacquistata la libertà, grazie ai vostri maneggi. Per me, invece, per evitare tuttavia pendente carcerazione, quando feci il ritorno in Taranto, preferì nuovamente rifugiarmi nel convento dei frati francescani. Siete molto ingiusto se fate intendere lo specchiato pubblico, il presente, che io non mi sia opportunamente adoperato onde restituirvi alla piena libertà. Quanto mi costò quella grazia? Ma che diamine, ero pur sempre vostro figlio. Il vostro unico figliolo. E poi chi ha sforzato le doti per detta Chiara, tenace nella sua persecuzione contro di noi come mai? Eppure la figliola, la vostra figliola, perché era tale, no? Qui, dinanzi a questo giudice, è inutile che negate. Per non parlare ancora dei tanti riconoscimenti dovuti ai frati, per i tanti appretti e fastidi da voi arrecati. Sempre abile nei suoi maneggi, Don Ciccio, no? Dovete tuttavia sapere, signori miei, signori del pubblico, che laddove Don Ciccio Calò nulla poteva comprare, allora manifestava la sua reale natura, velenosa ed implacabile. Figuratevi che una volta, per un minimissimo screzio ricevuto, non risparmiò di mettere frati contro frati, umiliando l'intero nome di San Francesco. Li impareranno! Per quel minuto sgarbo, un dei frati di Sant'Antonio aveva attentato alla figlia di San Giuseppe, il più anziano dei servitori della casa. Non me lo doveva fare! Era come una figlia per me! E difatti era pure figliola, figlioccia. Sì, è vero, quando il padre guardiano si rifiutò di fare alcunché per punire il colpevole, volli vendicare l'onore del mio Giuseppe. Non vi compiacete troppo. E voi non fingete di provare scandalo. Il qui presente, signori miei, non v'era festa in cui non trovava occasione di divertirsi mascherandosi e frammischiandosi persino in mezzo alla peggiore gentaglia di Turritella. Non provate neppure a negare.
Vogliamo parlare di quell'altro carnevale, di quando ne fece le spese il naso del mio servitore, Vito, Vito si chiamava costui. Me ne stavo bel bello nella pubblica piazza, a suonare, cantare e ballare con alcune mie compagne. Quando vidi che era notte ormai inoltrata, farsi a noi d'appresso un corpuscolo di persone mascherate alla napoletana, che cantavano canzoni molto volgari. Uno di loro, mascherato da Pulcinella, agitava un corno di bue che teneva in mano, giunto al cospetto della mia faccia, me lo pose sotto il naso e prese a ingiuriarmi, ma qual cornuto volontario, a me! E sì che Carmelina, tua moglie, era un così bel bocconcino. Oh, non tenevo dubbio alcuno che l'aveste provato, pure quello. Infastidito, gli diedi uno spintone come per toglierlo davanti, ma per una risposta gli altri due travestiti da femmine lascive s'avventarono contro di me con animo diabolico, ed uno mi diede un colpo di bastone sulla faccia, rompendomi il naso. Ne sortì una baruffa, riuscì a afferrare il corno e a buttarlo a terra. Poi, aiutato dai miei compagni, per strappare la maschera a Pulcinella. Indovinate chi si celava dietro quella maschera? Ma possibile mai che nelle vostre vene scorra il medesimo mio sangue? Quello di vostra sorella Anna Rosa, di quell'anima pia di Suor Felicita. Sono quelle le disposizioni d'animo che voi gradite, non è vero? Una costretta a farsi monaca, l'altra la vostra preferita, Anna Rosa. Colei che per prima vi fece assaporare il profumo della nobiltà, la nobiltà vera. Per lei sì che non lesinaste nulla, sì che apriste le vostre borse. Quant'è che prometteste in dote? Non vi affrettate, lo so sin troppo bene. 18.000 ducati, non una cifra, ma udite, qui in Taranto mai udita. Omettete da annotare, caro mio figliolo, l'onore grande da tal matrimonio arrecato alla nostra casa. Al calò? Ah, sì, certo. Ah, la nobiltà, sol quella v'è sempre interessata. Quanto cruccio la sordità di Napoli alle vostre irretate richieste, quanto denaro a toll'uomo riversato! Tutti sordi alle mie missive, alla sommaria in Napoli. E qui, in Taranto, i signori nobili, per quanto ridotti in miseria, e debitori miei, come ossessi, osseggiavano i miei giusti anelli. Ascoltate quel che mi ha riferito giusto l'altro giorno un mastro d'atti della corte regia, amico mio, purelli qui giunto. Un giorno il marchese ungaro e i signori Carducci si recarono dal governatore risentiti per aver appreso delle intenzioni di quest'ultimo di nominare a certi incarichi di governo persone non patrizie né alla nobiltà aggregate. Tale gente è incapace a sentir loro a tale onore, non solo per difetti di nascita, ma perché dediti alla mercatura, attività che di per sé inabilita a tale ruolo. Avrebbero fatto meglio a dire apertamente: i calò non son degni di sedere accanto a noi. Quanta ipocrisia in quelle parole! Tutti i gentiluomini con i quali ho trattato si sono svelati, chi prima, chi dopo, avari e servi del denaro ancor più della gente comune che pur dispregian tanto. Veramente? Ma veramente non l'avete saputo? Cosa? Della missiva della sommaria che finalmente elevava la nostra casa nel novero della nobiltà cittadina? Novo, signoria, non c'era già più. Era me, la mia persona, che elevava il seggio nobiliare. Immagino i vostri rivolgimenti di corpo, ammesso che qui anche in simile condizione siano consentiti. Che triste destino mi è toccato nel corso della mia vecchiezza. Ben feci a rinserrarmi sempre più qui dentro.
nel mio castello, dentro Todisco, sino alla fine dei miei giorni, sino a quel mattino che ho preso la mia decisione estrema. È qui, infatti, che ho vissuto i miei ultimi e forse unici momenti di serenità, fra le cose e i luoghi a me più cari, sino a quell'ultimo giorno. Mi misi indosso il mio miglior vestito e mi feci condurre qui, alla masseria. Rattrappito nelle giunture, come ero allora, i servitori mi scesero dalla carrozza a braccia. E così mi feci trasportare lì su, sulla sommità, sulla torretta in cima al castello, assiso come al solito sul sedile di pietra del belvedere che dà sulla gravina, rimasi per un momento a guardare in lontananza il profilo della città e il nido di vipere. Fui subito assalito dai pensieri sulle mie fortune, ma ben presto il miracolo consueto a succedere ad ogni volta in quel luogo. Mi ritrovai come in paradiso terrestre, sospeso fra il verde degli alberi e la luce intensa del sole di quel mattino, le mie orecchie assordate dal cinguettio degli uccelli. Ucidarul, così l'aveva chiamato quel luogo benedetto da Dio. Chiusi gli occhi per non riaprirli mai più. Volevo salutare il mondo con la gaiezza di quegli ultimi miei pensieri. Poi giù non provai nulla. Avevo già nel corso della mia lunga vita provato tutto. Ma signori miei, non fatevi impietosire di una pur tanto tragica conclusione. È finalmente giunto il momento di dire veramente tutto su Don Ciccio Calò. Io, è vero, non fu certo esemplare come figliolo, ma neppur costui fu padre eletto come pur intende figurarsi. Come? Come osate? Che intendete dire? Io ho sempre agito nell'interesse della casa. Sì, sì, di casa Calò intendete dire, ma io intendevo riferirmi ad un altro tipo di genitore, ad un che si preoccupi parimenti di tutte le creature da lui generate. Cosa ti intendete dire? Cosa osate? Forse il rincitrullimento degli ultimi anni occorso vi fa fatto dimenticare di quella gelida notte di gennaio d'oltre 60 anni fa, allorché Giuseppe, il più fedele dei servitori d'un distinto signore di questa città, anzi il più ricco, bussò alla porta della casa d'un certo Nunzio, un modesto scarparo che teneva bottega accanto alla chiesa della Madonna della Pace, giù a Turipenna, il più possibile lontano dalla sua dimora dorata. Alla sorpresa del povero scarparo, Giuseppe disse: «Il mio padrone tiene di che parlarti, vieni con me». Quando giunse a casa, il signore gli ricordò del debito che con lui teneva, ma gli promise di annullarlo purché sua moglie allattasse un certo fanciullo. Sul principio Nunzio si negò, in quanto ella portava già in petto il loro fanciullo, ma alle sue insistenze, soprattutto quando il signore ammise che era figlio di qualcuno di casa sua, Nunzio consentì. La notte seguente, intorno alle due, si presentò alla casa di Nunzio il signore stesso. Nascosto sotto il suo mantello teneva un bambino avvolto in un gran lenzuolo di lino bianco che consegnò alla moglie insieme a un po' di denaro e ad altre galanterie. Ecco, signori miei, chi era in realtà Don Ciccio Calò, non un galantuomo sempre generoso e dall'anima cristallina, ma qualcuno che reputava di poter comprare tutto e tutti! Tu! Sei solo un farabutto e un miserabile, incapace di provare sentimenti di pietà, neppur da morto, neppure in attesa di quel giudizio superiore che infallibilmente ti vomiterà nel più profondo degli interi. Lasciai, sì, è vero, balenare allora il minimo sospetto che quella creatura mi fosse figlio, ma fu solo per assicurarmi una risposta positiva. Tu pativi allora di già troppi guai, e se solo si fosse lontanamente sospettato essere invece nata da un'ennesima tua leggerezza, chi mai ci sarebbe mai privato del gran piacere di vederti marcire in carcere? Quel fanciullo era tuo! Non vi ricordate neppure di me, signoria? Non mi riconoscete?
perché era ancora una bambina. E la mia, eravamo in troppo. Si moriva di fame. Per lungo tempo mi tenesse per serva, finché un giorno diventaste gentile, prendeste a sorridere. Morì di febbre dando al mondo quella creatura. La mia vita fu la sua eredità. Non ve lo siete mai chiesto? Non ve lo siete mai chiesto perché a un certo punto scomparvi? Per te l'ho fatto. Per il tuo bene ho lasciato pensassero che fosse mia la colpa. Per evitarti l'ennesimo scandalo, risparmiarti l'ennesima vergogna. Tu sei mio figlio, sei l'unico mio figliolo, sei sangue del mio sangue! Grazie di tutto. Grazie. 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 Un lavoro inedito al quale abbiamo partecipato con passione soprattutto. E non siamo professionisti, come avrete potuto anche benissimo immaginare, e però amiamo ciò che facciamo. Mio figlioccio, figlio del genere, Nando Fiorenza, la compagnia recitante della terra delle Guerine, Franco di Bartolomeo, seguire le nostre cose, abbiamo una pagina Facebook, Terra delle Gravine, ovviamente, e altrimenti potete lasciare il vostro indirizzo di posta elettronica a me, insomma, prenderò nota dei vostri dati. La più semplice è quella di Facebook. Bene, grazie di nuovo, grazie. Grazie. Arrivederci alla prossima.